Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sala delle confessioni. Beh, in questo luogo vogliamo leggervi un piccolo passaggio ripreso dall'epistolario di Padre Pio, perché in questa giornata, nel 1915, il 17 ottobre del 1915, Padre Pio da Pietrelcina, dalla sua Pietrelcina, scrive a Padre Agostino. Scrive una lettera abbastanza lunga, corposa, ma quello che noi vogliamo prendere in considerazione è verso la fine della lettera. Padre Pio gli racconta, ecco, e soprattutto dà una risposta alle domande. In realtà si tratta di quattro domande che fa Padre Agostino a Padre Pio. La prima domanda: se quell'anima fin dal principio abbia confidato ai confessori ciò che Gesù in lei e fuori di lei operava. State tranquillo, gli scrive Padre Pio, anche su questo punto, che l'anima di cui parliamo non ha mai maliziosamente taciuto con i suoi direttori o più che con i suoi confessori ciò di cui si veniva operando in lei. Cioè, si fa riferimento all'anima di Padre Pio da Pietrelcina. Dissi con i suoi direttori più che con i suoi confessori, perché disgraziatamente, stante la sua vita girovagava, non si è potuto mai incontrare nel modo specialmente con i confessori illuminati nelle vie soprannaturali. Poi, e dice ancora, più in là esprimerò meglio questo mio pensiero nel momento in cui avrò l'opportunità di incontrarvi. La seconda domanda si è: quando cominciò il martirio degli scrupoli di quest'anima, quanto tempo durò e dove ella si trovava in quel tempo? E lui racconta: questo martirio fu assai doloroso per la poverina, e per la sua intensità e per la sua estensione. Adesso incominciò, se male non mi appongo, in sui 18 anni e durò fino ai 21 finiti. Però nei primi due anni avvenne quasi in una maniera insopportabile. Quando quest'anima ciò pativa, si trovava nel convento di Sant'Elia e in seguito anche in quello di San Marco e altrove. La terza domanda è se quest'anima continuano a giungerle corrispondenze di anime sconosciute e senza che ella ne sappia nulla, e da un pezzo, scrive Padre Pio, che non le pervengono direttamente tali corrispondenze. La quarta ed ultima domanda che scrive Padre Pio si è a quest'anima Gesù l'abbia manifestato di ritornarla nel suo luogo di requie. E qui parliamo di ritornare in convento. Era una delle domande pressanti che facevano sia Padre Agostino che Padre Benedetto a Padre Pio. Su questo punto, scrive Padre Pio, Gesù nulla le ha manifestato, ma la poverina, cioè l'anima, lo spera ed ha fede di non rimanere delusa in questa sua speranza.